sono le lingue inglese e francese e a partire dal terzo anno spagnolo, poi diritto e legislazione turistica che concerne il diritto applicato appunto al turismo, le discipline tecnico-turistiche che sarebbe un'economia applicata in particolar modo al turismo e agli itinerari turistici e geografia turistica. Il nostro istituto tecnico turistico dà una preparazione che può sfociare in diversi campi, appunto si adatta principalmente al settore turistico come agenzie di viaggio e strutture ricettive, però può sfociare in qualsiasi tipo di lavoro. Sì. Si avranno le basi per frequentare l'università, ad esempio ci sono le università di lingue e culture per il turismo, l'università legata all'arte, all'archeologia, piuttosto che giurisprudenza. Io personalmente sto frequentando il primo anno di giurisprudenza. Grazie alle nozioni che il diritto ci ha fornito all'interno di questo istituto, si può affrontare in una maniera molto più agevole e semplice. Sì, ma non troppo. Ovviamente la maggior parte del lavoro viene svolto a scuola, però senza uno studio più approfondito a casa è comunque difficile. Sì, appunto si possono trovare lavori di qualsiasi genere, in particolare sul nostro settore, ovvero quello turistico, e andare a lavorare in agenzie di viaggio, strutture ricettive o negli hotel. Assolutamente no. Sì, si ha un rientro pomeriggio dalle 2:30 alle 4:30 il giovedì. La terza lingua straniera è lo spagnolo, che si studia a partire dalla classe terza e ci accompagnerà fino alla quinta. Sì, ad esempio io ho conseguito in quarta la certificazione linguistica del FIRST, che è tuttora disponibile tramite dei corsi pomeridiani in cui si studia la lingua con dei madrelingua. Sì, sono presenti molti corsi extrascolastici, ad esempio certificazioni linguistiche di vario tipo, dal francese all'inglese. Abbiamo anche la certificazione dell'esame CDL, ovvero il patentino informatico, piuttosto che altre certificazioni in altri ambiti. La nostra scuola inoltre offre anche opportunità di soggiorni linguistici, ad esempio per la classe terza si va solitamente a fare un soggiorno linguistico di una settimana in Francia, a Cap d'Ail, dove la mattina si studia e a pomeriggio invece si conosce il territorio circostante a Cap d'Ail. Nella nostra scuola sono presenti diversi progetti, ad esempio un progetto a cui abbiamo partecipato in quarta, il progetto PON, che è un progetto che consiste nella scoperta del territorio circostante, un progetto finanziato dall'Unione Europea. Questo progetto era un progetto in collaborazione con il Liceo Scientifico Scienze Applicate e insieme al Liceo Scientifico siamo andati a visitare questo castello, il Castello della Manta, che si trova nel territorio di Saluzzo. Un'altra attività molto interessante è stata l'organizzazione della mostra Experimenta, una mostra di base scientifica tenutasi nel 2019 qua a Carmagnola, organizzata e gestita interamente da noi studenti del Valdestano Roccati. A questa mostra hanno partecipato i ragazzi del Tecnico Turistico, del Finanza e Marketing, del Liceo Scientifico e del Liceo Scienze Applicate. Il Tecnico Turistico si è occupato in particolar modo della fase organizzativa della mostra, dove insieme al Comune di Carmagnola siamo riusciti a individuare gli spazi dedicati alla mostra e i turni di apertura. Ci siamo inoltre occupati di individuare dei turni per lo staff, composto sempre quest'ultimo dai ragazzi dell'istituto. La didattica dell'Istituto Tecnico Turistico è una didattica che ama dialogare con il territorio e interfacciarsi con la realtà locale, quindi con le imprese, con i musei, con le associazioni culturali. E questa apertura verso il mondo e il territorio esterno porta i ragazzi a costruirsi un bagaglio di competenze che passano anche e soprattutto attraverso percorsi
interdisciplinari, progetti che vedono coinvolti gli insegnanti delle varie materie, sia delle materie tradizionali come italiano, storia, e le materie invece di indirizzo come quelle discipline turistico-aziendali o diritto e legislazione turistica. Altre attività che sviluppiamo con collegamento tra le varie discipline sono quelle legate alla lettura del quotidiano, il quotidiano in classe e lo sviluppo delle abilità critiche.